Buonasera a tutti, sono l'avvocato Cerchiara. Noi ci ritroviamo dopo un po' di tempo. Questa volta non parliamo di comunità europea, anche se è difficile che È nell'emico inerente in decidere. ogni caso, sono tutte operazioni psicologiche portate avanti da questi signori di cui noi conosciamo molto bene le connotazioni. Sì, diciamo che volevo parlare delle sardine e dicevo che è difficile che in un argomento di cui parlo io non ci siano gli aspetti che riguardano la comunità europea. E dunque, questo fenomeno, come considerarlo? Ecco, io voglio soltanto dire questo. Queste persone manifestano la loro volontà praticamente di pace, di solidarietà, di comunione, di fratellanza, Di comunione e almeno liberazione, diciamolo meglio, visto comunione. che l'origine è quella. E praticamente, naturalmente, chi non è d'accordo su questi concetti? Quello che dispiace è che praticamente queste masse si incontrano per principi di carattere umano che sono giusti. Ma chi è che non vuole questo? Il problema è capire nella dinamica dei fatti che avvengono nel mondo come si dispiegano le cose e come sono manovrate. Perché se non si capisce questo, parlare soltanto di umanesimo e di fratellanza è un fatto marginale. Ora io dico, con il problema del fatto che l'1% delle popolazioni al mondo detiene più di quello che detiene il 99%, bisogna fare manifestazioni sul clima? Bisogna fare Hai manifestazioni. visto a proposito che non ci beve più nessuno? La manifestazione sul clima fatta a Torino è stato un fallimento, perché ormai non ci crede più nessuno, non solo, ma poi al convegno di Madrid, che è durato una quindicina di giorni, non si sono messi d'accordo su nulla, il che significa che non è vero questa operazione sul clima, è un'operazione di distorsione dell'attenzione per problemi molto più grossi, che sappiamo Allora, perfettamente. qui loro partono, queste impostazioni, questi movimenti partono da un qualcosa di positivo, perché è giusto migliorare la situazione nostra dell'uomo per il clima, è giusto essere umani andarci incontro, è giusto, è giustissimo, è umano, è spirituale, ma bisogna stare attenti a come lo si fa e perché lo si fa. Perché se praticamente uno lo propugna in questa maniera qui, adesso prendiamo il gretismo, ma uno può parlare di clima senza parlare di sviluppo sostenibile, senza parlare che il 99% diviene più del 100%, l'1% diviene più del Ma si 99%. parla del clima proprio per non parlare, per non far rendere conto Si alle può masse. parlare di questo quando praticamente manca il lavoro? Quando praticamente delle nazioni sono praticamente nel disastro, per cui gli immigrati assediano praticamente altri continenti, bisognerebbe parlare di come sistemare queste cose. E qual è la maniera di sistemarlo? Lo abbiamo già detto. Distinguere la materia finanziaria da quella reale, sociale, commerciale, economica. Cosa che loro signori non vogliono, tant'è vero che Lyndon LaRouche, a cui noi dobbiamo rivolgere un grande ringraziamento e che è morto a 97 anni l'anno passato, viva Dio, è dovuto scappare dagli Stati Uniti proprio perché aveva proposto questo Sì, problema. la legge Glass-Steagall, che distingue le banche d'affari e le banche di risparmio, ne abbiamo già parlato tante volte, quello è già Beh, quasi dobbiamo sempre ripeterlo perché non riemerge mai questo discorso qui. quindi quello già quasi salverebbe il mondo. La distinzione della manovra finanziaria: la materia finanziaria non deve toccare la materia sociale, il lavoro, l'impresa, la vita sociale, perché se no la soffoca, la affoga e la distrugge. La vita, diciamo, finanziaria deve avere un suo corso, deve sussistere, deve avere un suo mondo che deve essere lasciato libero, ma non deve intralciare la vita sociale, non deve intralciare la vita delle nazioni, per No, non cui il debito solo. Basta pubblico, sentire quello che ha debiti dichiarato sovrani, chiedo scusa, no? Matteo Renzi oggi, ieri, no? Che accusa
generici suoi accusatori per i crack dell'Etruria e tutto il resto, come se non fosse vero. Come adesso c'è il problema, l'ultimo problema è quello della Banca Popolare di Bari, no? Dove i cittadini che hanno creduto, no, ai dirigenti o ai funzionari che erano costretti a convincere i loro clienti ad acquistare le azioni, le azioni che hanno pagate 7 euro ciascuno, adesso vanno meno di 2 euro. La finanza soffoca la vita reale, abbiamo detto, oh. Bisognerebbe fare delle manifestazioni per quello, contro chi detiene l'1% e ogni giorno studia dei mezzi intelligenti, sopraffini e praticamente subdoli per buggerare sempre di più il 99%. E questo 99%, se si riunisce solo per il clima, è quello che, sì, è quello che voglio, loro vogliono che questa riunione avvenga sempre per questioni marginali, parziali, laterali e distorcenti. Esatto. E anche quello di riunirsi per andare contro un leader di partito che, per quanto possa sbagliare, per quanto possa avere sbagliato, comunque cerca a suo modo, poi sarà giusto o sbagliato, di risolvere i problemi. Mentre loro che cosa fanno? Parlano di un'umanità, ma questa umanità, se uno è umano e accoglie l'invasione di un intero continente, non è umano, non è spirituale, perché le altre nazioni e quell'1% che detiene il potere vogliono proprio questo, che ci siano dei buoni che li accolgono. Mentre tutte le altre nazioni dicono di no, dall'Australia, soprattutto dall'Australia. Adesso sono stati ricordati la situazione della flotta italiana, e mi ricordo che all'epoca collaboravo col giornale La Coscienza del Cittadino, scrissi molti articoli. La flotta italiana, flotta militare italiana, salvò quei poveri vietnamiti che scappavano dal Vietnam su delle navi, delle navicelle altro che queste, e per raggiungere l'Australia. Fatto è che qualora fossero riusciti a raggiungerla, le navi dell'Australia le riportavano a 500 km. Ma a parte l'Australia, ma tutte le nazioni del mondo, no, noi perché siamo buoni dobbiamo essere tutti insieme, qualsiasi condizione personale, sentimentale, cioè. Ma questo va bene, ma vedete l'altro errore che si compie? Che se non si studia il diritto finanziario, se non si studia il diritto tributario, se non si studia il diritto comunitario e si vede come anche con le norme o con l'abbattimento delle norme l'1% tende a soffocare il 99%, ci si accomuna con dei valori umani che sono giusti, ma che fanno soltanto, praticamente, sono distorcenti, come dice il dottor Vitali, e laterali rispetto ai problemi principali. Poi l'altro errore che si compie, che è un errore che poi compiono certe formazioni politiche da tantissimi anni, quello che va bene dal punto di vista umano deve essere perseguito, va benissimo, anzi è positivo, è spirituale, ma non deve entrare nella politica. La decisione politica deve essere una decisione che salvaguarda un popolo. Il sovranismo è l'unico mezzo per fronteggiare l'attacco, uno dei tanti mezzi, ma quello che riguarda direttamente le nazioni è l'unico mezzo che è consentito praticamente agli stati per fronteggiare l'attacco dell'1%, perché solo in quella maniera si possono difendere i propri cittadini. Poi i propri cittadini, se vogliono fare del bene umano, ma che lo facciano. L'importante è che non se ne faccia una scelta di carattere politico, perché a un certo punto si confonde che chi è umano, che chi è buono deve avere per forza una certa visione politica. Non è così, non è così. Chi è umano e buono può esserlo nella vita, nelle proprie scelte, anche a proprio costo. Ma non necessariamente devono essere delle scelte politiche, invece no, le si impongono politicamente. Questa bontà, questo fatto di essere umani, di volere stare tutti insieme per ragioni sentimentali,
con le differenze sentimentali, con le differenze di colore, con le differenze di ceto, di razza, di religione, vanno bene dal punto di vista umano, ma non devono essere tout court trapiantate nella politica, se no si commette un errore di pensiero. Ora, torneremo su questo argomento, non so se il dottor Vilari vuole parlare di questo. Io ho due cose da leggere e vengo qui. Verifica. Ah, devo verificare, giusto? Certo. Poi se va bene. No, io vorrei che tu fossi un pochino... No. No, tiro un po' più là. Ecco, così. Ma così va bene? Sì. Allora, una piccola aggiunta di cose che ritengo piuttosto interessanti. Intanto voglio sottolineare quanto sia importante riuscire a capire i meccanismi della manipolazione sociale. Allora, proprio oggi in TV, mi pare su Rai 3, non so dove, ho visto intervistato il leader di queste sardine. È un sardone magnum, dicono loro. In realtà è un ragazzotto come tanti gli altri, con ogni probabilità è un ragazzotto di parrocchia, noto per essere un lanciatore di frisbee. Ora, chi ha detto che questo è il leader delle sardine? Come è diventato leader delle sardine? Così come Di Maio è diventato leader dei 5 Stelle, perché anche Di Maio, che era un nulla qualsiasi, a un certo punto l'hanno fatto diventare portavoce e rappresentante dei 5 Stelle, né più né meno che Giuseppe Conte, il quale è stato nominato presidente del Consiglio dei Ministri, non essendosi presentato né alle elezioni, né tantomeno essendo stato votato. Quindi se qualcuno in questa specie di democrazia plebiscitaria mi viene qui a parlare di democrazia, sarebbe bene che stesse zitto, perché a questo punto, diciamolo bene, noi che siamo nazionalisti, noi siamo gli unici democratici che ci sono qui, perché noi vogliamo gli interessi del popolo che siamo portati a rappresentare nell'ambito della nostra rappresentanza. Io ho detto anche ieri che è evidente che Conte, che è un uomo del Vaticano, ha accettato il MES perché deve salvare le banche vaticane, non perché deve salvare le altre banche. Queste sono tutte operazioni di distorsione, è la banca vaticana che deve essere salvata. Detto questo, e questo è sulle una cosa, sardine vuoi aggiungere qualcosa? Beh, l'hai già detto. L'ho già detto, ho detto anche che come al solito trovano dei personaggi che fanno passare come portavoce. C'è questo ragazzo capellone, un po' capellone, giovane, il quale oggi in televisione dice: noi non vogliamo fare politica, noi non vogliamo appoggiare nessun deputato, senatore, noi vogliamo solo queste cose di buonismo, no? Questa scioglienza di buonismo. È chiaro che è tutto inventato. Posso dire una cosa che mi è venuta in mente adesso? Come? Ma manifestano perché dicono che ha subito una violenza, che hanno subito loro una violenza da parte del capo Salvini della Lega, perché lui ha fatto, si è comportato in maniera violenta. Ma perché allora non manifestano sul fatto che il governo, sia pur applicando le norme parlamentari, è andato contro il popolo, perché il popolo italiano non vota questo governo? E questo non è ingiusto anche questo? No, è questa l'ingiustizia. La vera non ingiustizia il è questa. In ogni caso, manifestano contro qualcuno che è praticamente all'opposizione. Certamente. È più chiaro di così che è una cosa incredibile, capito? Uno che non può decidere, però. È un'operazione che parte dalle parrocchie, te l'ho detto. La mentalità è quella del parrocchiano. Io non lo so, non lo so. Vabbè, comunque, c'ho due cose da leggere. Le parrocchie le ho sempre frequentate e le ho sempre difese. Vabbè, bravo, come vuoi.
Ma all'epoca non c'erano i parrocchiani di oggi. Può anche essere. All'epoca non c'erano i parroci di oggi. Mi ricordava un amico che all'epoca nostra, le massaie andavano dal parroco, e il quale, con una minima offerta, che poteva essere anche una gallina contro due, dava la benedizione alle galline. Allora, questo è un tipo di comportamento che a me va benissimo, che non è però il comportamento dei polli di Renzo, perché c'è anche il comportamento dei polli di Renzo fatto dei Promessi Sposi, esattamente, fatto diventare un'opera emblematica della storia dell'umanità proprio da un grande scrittore, che è grande proprio perché ha raccontato l'episodio dei polli di Renzo. Andatevelo a vedere, mentre Renzo porta i polli a Don Abbondio, questi si litigano tra di loro, ed è quello che questi amici vogliono. In ogni caso, io vi voglio leggere due piccole frasi a conclusione di questa intervista, perché le trovo estremamente interessanti. Una è una rivista che si chiama Gli Argomenti Umani, una rivista molto bella, è scritta da intellettuali di vaglio dell'area centro-sinistra. Questo è un numero del 2012, relativamente ad alcune considerazioni di Leopardi, niente meno. Il discorso di Leopardi parte dall'Italia, dalla sua arretratezza politica. Leopardi, che non è soltanto il poeta che noi conosciamo, del dolore, della sofferenza, del romanticismo anche esasperato, dell'infinito. Il discorso di Leopardi parte dall'Italia, dalla sua arretratezza politica, dalla mancanza di una dimensione nazionale unitaria. Discorso di Leopardi sulla situazione politica italiana. Ma si allarga ben oltre i nostri confini, perché la forza corrosiva del processo di individualizzazione è una tendenza generale che investe tutto il mondo civilizzato. Attenzione, molto importante, perché questo è contro lo spirito liberale di stampo anglosassone. Sono rilevanti tutte le sue riflessioni sul rapporto dell'individuale e del collettivo. In una pagina dello Zibaldone, Leopardi, siamo all'inizio dell'Ottocento, parlando dell'uso del coro nella tragedia greca, scrive: tutto quello che viene dalla moltitudine è rispettabile, benché la sia composta da individui tutti disprezzabili. E più avanti, le massime di giustizia, di virtù, di eroismo, di compassione, d'amor patrio, suonavano negli antichi drammi sulla bocca del coro, cioè di una moltitudine indefinita e spesso innominata. È una delle più radicali affermazioni del primato del noi sull'io. E l'immagine non è quella amorfa della massa, ma è quella del coro, nel quale l'individuo non si dissolve, ma è parte attiva e consapevole di un'azione collettiva. Noi invece abbiamo visto queste fotografie della manifestazione delle sardine, che in realtà è una manifestazione di massa, non è una manifestazione di coro. È un totale rovesciamento rispetto alle tesi che si affermeranno più tardi nella cultura europea, da Kierkegaard, per cui solo il singolo ha valore e la folla è il principio del male, a Nietzsche, che elabora la teoria del superuomo. In questa evoluzione del pensiero filosofico si rispecchia la definitiva affermazione dell'individualismo nella società moderna. Ma è proprio l'individualismo estremo, assunto come un unico criterio regolatore della vita sociale, che produce infine lo svuotamento della vita individuale, il suo essere in balia delle potenze anonime, le quali fissano a priori rigidi confini del possibile e del desiderabile. Movimento 5 Stelle e Movimento delle Sardine, eccoli qua. Come spiega lucidamente Adorno,
Nei Minima Moralia, l'individualismo dispiegato ha come effetto la perdita dell'autonomia della persona, perché la persona si realizza solo nel rapporto con l'altro. Attenzione, questo è un punto essenziale che io volevo leggere, perché quello che loro si vogliono far vedere e proclamano che loro si mettono tutti assieme perché sono buoni, non è vero, è falso, è il loro individualismo che li raggruppa a comando. E beh, questo purtroppo è questo oggi un tema cruciale su cui occorrerà una più approfondita discussione. In una società sempre più percorsa da processi di individualizzazione, ha ancora un senso la critica di Leopardi? E c'è ancora uno spazio per un'esperienza di tipo corale e non massiva? Io credo che Leopardi abbia visto per tempo il destino di fallimento a cui va inevitabilmente incontro il modello della società individualista. Se l'unica logica operante è quella dell'interesse individuale, la società si avvia verso il suo disfacimento. È quello che noi diciamo sempre. Ai danni dell'interesse della coppia. Esattamente. La coppia prima era al centro dell'interesse della società e salvava la società. E oggi consentiva praticamente il miglioramento, l'evoluzione della società. Invece adesso l'individualismo sfrenato porterà alla distruzione della società. Esattamente, non solo, ma questa spingere sull'omosessualità una spinta per l'individualismo esasperato, esatto. Perché l'omosessuale, puoi dire quello che vuoi, comunque sia, non è una coppia. No. Non solo, ma la maggior parte dei matrimoni fasulli e dei figli che nascono non si sa come e in che modo, queste coppie omosessuali già si stanno scindendo quasi tutte, perché è un incontro funzionale ad interessi politici, economici e soprattutto finanziari. È tutto lì la questione, bisogna che le persone la capiscano. Complice il papato, che anche oggi ha preso posizione a favore di queste persone, dicendo poverini, anche loro hanno diritti. Quali diritti? Cioè, uno può avere un diritto contro natura? Il discorso è quello che io faccio anche... No, il diritto bisogna riconoscerlo dal punto di vista legale, perché anche loro devono avere delle tutele, come tutti i cittadini. Vabbè, ma devono essere tutele che tengono conto della loro situazione. Va bene, ma non può dare il diritto contro la natura. Il diritto riconosce... No, questo non... Vabbè, poi ci riconosce... troppo lontano. No, il diritto riconosce una tutela a una persona, per definizione, indebolita rispetto alla realtà sociale che bisogna difendere. Se quello è indebolito, ma non perché oggi comandano loro, oggi comandano loro, hanno in mano il Vaticano, i pederasti hanno in mano le leve del Vaticano, buona parte della politica vaticana è fatta da loro, ricordiamocelo bene. Dunque, mancano soltanto 4 minuti. Sì, vabbè, finisco. Finisci? Se l'unica logica operante è quella dell'interesse individuale, la società si avvia verso il suo disfacimento, verso il suo crollo. E noi ci troviamo oggi esattamente in questo punto, nel passaggio storico in cui non regge più il sistema di vita che è stato fin qui dominante. Questo me la puoi fotocopiare, queste due pagine che hai letto, per favore? Questa è una cosa straordinaria. È del 2012. Torna no, scusa, ma Leopardi mica l'ha scritto nel 2012. Questo è un articolo del 2012 che parte da quello che ha detto Leopardi. Ah, ecco, sì. E noi ci troviamo oggi esattamente in questo punto, nel passaggio storico in cui non regge più il sistema di vita che è stato fin qui dominante, cioè il sistema neoliberista, che è il sistema liberale, eccolo qui, sposato in pieno dalla Chiesa di oggi. Torna la necessità di un'appartenenza comune, attenzione, più di così, che cosa dobbiamo dire? Di una meta collettiva che non sia collettivismo, anche se può trattarsi ancora una volta solo di una illusione. Ora tutto il discorso di Leopardi sulla strage delle illusioni può essere efficacemente attualizzato e ci aiuta a illuminare il nostro presente dopo il crollo delle grandi costruzioni ideologiche del Novecento. Anche in questo caso non c'è un esito di liberazione, ma ci troviamo in una condizione di impotenza. Capito sardine, voi chissà che cosa volete fare, ma nel momento in cui trovate la necessità di darvi un nome, vi date il nome di animali che
sono definiti stare dentro una scatola chiusa. Ecco l'impotenza, una condizione di impotenza, presi nella morsa di una necessità che non lascia più nessuno spazio all'immaginazione, sì, l'immaginazione di inventarsi le sardine in scatola, all'ideazione di un futuro possibile. 2 minuti. Sì. Il mondo post-ideologico ci lascia, attenzione, il mondo post-ideologico ci lascia nel vuoto di un'esistenza priva di senso. Più di così che cosa dobbiamo dire? È straordinario. È stato scritto nel 2012. Questo me ne puoi fotocopiare? Come no, l'estensore è niente meno che Riccardo Terzi. Leopardi, gli italiani, l'Italia. Riccardo Terzi, la critica della retorica progressista. Senti, chiudiamo, ne facciamo un altro. Sì. Perché ci sono ancora 2 minuti. Sì, vabbè, adesso questi due minuti vi farò vedere delle considerazioni che faremo un'altra volta da questo libro, dove si vede che la critica che Grillo, che ha portato l'attenzione degli italiani al Predicozzi di Grillo, era perfettamente intonata con le esigenze degli italiani. Dopodiché è nato un partito che sta facendo esattamente il contrario. Eh sì, ha tradito quello che pensava, aveva lanciato come... E anche qui dobbiamo dire, come ho detto anche prima, dell'invenzione di un leader che sarebbe appunto Di Maio, che nessuno ha mai visto, nessuno ha conosciuto, che non ha mai lottato per affermarsi. Ma è l'unico leader al mondo che ha perso la metà dei sì. propri elettori sì. e ogni volta, ogni elezione perde sempre più voti. Perde anche i deputati. E rimane sempre lì. Più di così che cosa dobbiamo dire? No, io devo dire una cosa che riguarda la Brexit. C'ho ancora, 50 secondi. No, non ce la fai. La Brexit è una cosa importante, riprenderemo il discorso quanto prima. Al prossimo video, fra 5 minuti. Ho parlato anche con Christine. Lo sai che Christine è la mia ragazza? Sì, no? Che cosa ha detto? L'ex ragazza. Sì. Perché sta... Aspetta, c'è... Ma l'hai mollata? No, non è che l'ho mollata.